Questa volta allo spazio 53 abbiamo Rita Vaselli con i suoi acquerelli. Giardino dell'anima perché quando ero piccola ho avuto la fortuna di vivere in un giardino molto bello e i primi anni della vita si fissano i ricordi, i colori, le atmosfere e quando la vita si è fatta dura e le situazioni sono state difficili mi sono sempre rifugiata in questo giardino mentalmente e poi in un secondo tempo ho avuto il desiderio di dipingerlo. Ho iniziato a dipingere l'acquarello in un periodo della vita in cui le vernici, solventi, diluenti con altre tecniche mi davano fastidio perché avevo fatto delle terapie contro il tumore e quindi provavo molto spesso nausea. Dipingere ad acquarello quindi è stato il sistema per riuscire a realizzare i primi elementi di questo giardino che era un sogno della mia vita. Dipingere è sempre stata la mia piccola felicità. Quella che non dipende da niente, da nessuno, entro nel mio studio con i miei colori e posso fare un po' quello che voglio, anche se la vita fa di me quello che vuole nel frattempo. Quindi in quel periodo vivevo a Torino e sono andata a lezione da Maria Chiara Orlandini, una pittrice che ha insegnato moltissimo in questa città e aveva il metodo di farci disegnare dal vivo e poi acquarellare quello che avevamo disegnato. Quindi era una tecnica molto scolastica con cui ho imparato a usare i colori, le miscele, i pennelli, le varie carte, però il giardino dell'anima ancora non era proprio fiorito del tutto perché non c'era il gesto, la sicurezza con cui i colori, l'acqua e tutto quello, e il tempo anche che nell'acquarello è importante perché c'è sempre un momento giusto per mettere i colori e un altro per attendere l'asciugatura, non erano ancora maturi. Quando sono venuta a vivere in Lombardia, sono entrata in contatto con la scuola del maestro Gorlini a Milano. Il maestro Gorlini ha un metodo estremamente gestuale, estemporaneo, per dipingere l'acquarello. Quindi andando a scuola dal maestro Gorlini ho imparato che in un tempo relativamente breve, coraggiosamente, si mettono giù i colori, si muovono le mani in un certo modo e si ottiene un risultato molto libero che è mettere le emozioni sulla carta. Quindi finalmente con le lezioni che ho preso a Milano dal maestro Gorlini, che allora era presidente dell'Associazione Italiana degli Acquarellisti, AIA, io sono entrata nella possibilità di dipingere e di esprimere questo giardino, questo stato d'animo che mi portavo dietro da tanti anni con le memorie dei colori e delle luci che mi avevano tenuto compagnia in tutti gli anni difficili delle terapie e del tumore. Adesso, qui a Voghera, ho trovato un ambiente particolarmente positivo perché i vogheresi di adozione, ma più che altro sono i vogheresi che hanno adottato me. Perché con il circolo di pittura di Voghera ho iniziato a fare delle mostre collettive e in un secondo tempo, entrando in contatto, diciamo così, con i vari elementi della vita culturale della città, ho avuto modo di conoscere altri pittori, il dottor Cignatta che mi presenterà stasera agli altri e trovarmi, diciamo, in questo posto dove sono venuta per caso, trovarmi praticamente a casa mia. E questa mostra, organizzata così da Spazio 53 in questo momento, è un po' un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza per questo essere in Voghera
tra persone con cui mi trovo bene dal punto di vista umano e dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista della pratica artistica.